Consiglio di amministrazione ha deciso, in occasione del 150° anniversario del Comune di Brugherio, di ripercorrere la storia del Centro Olimpia, dal 1973 ad oggi, per ricordare coloro che l'hanno ideato e sostenuto e per sottolinearne i valori che sono la vera base del successo del Centro Olimpia. Tutto iniziò a seguito del successo dei Giochi Olimpici di Roma del 1960, quando il presidente del CONI, Giulio Onesti, decise di incentivare lo sport per i giovani. Alcuni pilastri fondanti del Centro Olimpia: Ernesto Gadda, ex assessore e primo presidente, Mario Stilo, primo direttore, Giancarlo Chiozza, primo segretario. Ernesto Gadda, oggi 86enne, ricorda gli anni precedenti alla nascita del Centro Olimpia e la sua realizzazione. Mario Stilo, il primo direttore, ci racconta dei suoi 23 anni di storia al Centro Olimpia e ci descrive la sua filosofia: lo sport per tutti, accesso anche alle famiglie più disagiate, attenzione all'individuo e alla funzione sociale dello sport, l'importanza della non competitività. Io mi sono trovato ad avere dei giocatori di basket che erano molto abili, no? In particolare erano i ragazzi dell'anno 1957, che la scuola aveva una squadra del 57 più forte del palazzetto, e allora ricordo Ernesto Gadda, che allora era presidente della società basket, che venne da me e mi propose di fare un misto della squadra, per fare una squadra più forte, proponendomi poi di rimanere in società ad allenare la squadra. Ernesto mi chiedeva sempre quali potevano essere le attività per fare qualcosa di nuovo e di diverso. E è iniziato questo sodalizio con Gadda, che se vogliamo è stato proprio in embrione, diciamo, tutto ciò che accadde in seguito. Perché noi avevamo organizzato, prima del Centro Olimpia, i giochi della gioventù. Erano altri tempi, sì. Non c'era meno prepotenza prima, più educazione, c'era entusiasmo, cosa. Poi, voi siete sempre stati un esempio per me, sempre stato un bel spogliatoio, una bella squadra, tutti amici. Vero. Annalisa Vitali, 33 anni di Centro Olimpia. Emanuela Beltrame, 21 anni di Centro Olimpia. Sono le altre direttrici che hanno sempre contribuito a sostenerne i valori con grande impegno e dedizione. Il Centro Olimpia, tra ragazzi ed adulti, ha una media annuale di circa 800 iscritti. Quindi possiamo affermare con orgoglio che migliaia di brugheresi ed almeno 3 generazioni hanno calpestato il suolo delle palestre. Credo che siamo stati il primo Centro Olimpia di tutta Italia previsto dal regolamento della federazione. Noi non ci eravamo messi in contesa con lo sport agonistico. Noi non volevamo fare, il Centro Olimpia non prevedeva di fare agonismo, niente. Noi ci siamo proposti di fare solo ed esclusivamente attività non agonistica. Io non vengo da un'attività agonistica. Quando ero giovane mi piaceva fare tantissime attività, però dicevo: non voglio che assolutamente chi frequenta il Centro Olimpia non sia riconosciuto come persona, prima di tutto, che ha le sue capacità, le sue qualità, la sua professionalità. Io parlo da sportiva che viene da un mondo agonistico. Io ho sempre giocato, ripeto, a pallacanestro e ho giocato anche in società quotate di livello, dove si facevano campionati di Serie A e di Serie B. Qui al Centro Olimpia la realtà che si sposa con lo sport è quello di permettere a tutti di farlo, cioè di avere a che fare con un'attività motoria, con la conoscenza di se stessi, con la conoscenza del proprio corpo, con la conoscenza di altri ragazzi o altri adulti, quindi l'impatto importante della socialità, della relazione.
il fatto di non fare selezione, quindi di dare la possibilità veramente a tutti di fare questa esperienza, io la trovo veramente uno dei valori aggiunti, proprio la ciliegina sulla torta del Centro Olimpia, quello che la diversifica ma in modo positivo rispetto alle altre associazioni del territorio. Io racconto un altro aneddoto, che è questo: in una manifestazione di fine anno c'è una staffetta organizzata da Annalisa, dove tutto un colpo, i ragazzi, si stava per finire la staffetta, c'era una squadra che vinceva. E allora che succede? Che appena i ragazzi arrivano al traguardo si fermano un metro prima, aspettano tutti, gara finita. Facciamo un'indagine da dove abbiamo rilevato quali erano le esigenze del popolo e del popolo. Ora, noi l'indagine l'abbiamo fatta su tutto a Brugheri, non l'abbiamo fatto qui. Quindi sono arrivate l'indagine del centro, addirittura anche di San Damiano e di tutte. E così è venuto fuori. Una cosa incredibile. Richieste su San Damiano, richieste su Torazza, cioè la richiesta era quella di organizzare all'interno, quasi porta a porta, tanto per dirci, di organizzare le attività porta a porta. Che vuol dire che il Centro Olimpia tutto in un colpo cosa fa? Prende, grazie anche al fatto che l'amministrazione comunale ci ha dato questa possibilità di farlo, ci ha dato questa palestra a Brugherio Sud, ci ha dato la palestra Leonardo da Vinci, ci ha dato la palestra a Sint'Orazza, ci ha dato la palestra a San Damiano. E con il professor Stilo, direttore, vi vengono date queste prime esperienze di bambini della ginnastica formativa. Così comincio con i corsi di ginnastica formativa. Allora Brugherio era abbastanza affamata di attività motorie, ce n'erano poche di società sportive, quindi cominciamo ad avere numerosi iscritti in varie scuole, dalla Torazza, la Nazario Sauro, con i collaboratori, i guidi delle scuole erano proprio i primi collaboratori. Noi eravamo abituati a una grande famiglia con un collaboratore qui della Don Camagni, che è il signor Bertoni, che io ricordo molto caramente. Poi cominciò a fare diversi corsi, mi ricordo che a San Damiano un corso di formativa l'avevamo aperto con 12 iscritti alla Corridoni. Quando siamo arrivati a 38 sono arrivata a dire al professor Stilo basta, perché non ci stanno più in palestra, ma era veramente un divertimento e una passione. Arrivati a un certo punto vi racconto che c'erano dei tecnici di altre società sportive che venivano a cercarci e a elemosinarci i nostri istruttori, e questo per me è stata una piccola rivincita, perché cominciava a apparire che il Centro Olimpia lavorava seriamente, professionalmente, indipendentemente che non eravamo una società agonistica. Un'altra delle cose, diciamo, che ho portato è invitare in modo abbastanza insistente i ragazzi a frequentare almeno uno o due volte l'anno qualche corso di aggiornamento. E devo dire che lo staff di ragazzi e di istruttori che ci sono oggi e che comunque sono con me da quando sono diventata direttrice è molto attento su queste cose. Però riuscivamo a trasmettere forse una certa sicurezza, una certa familiarità, una certa professionalità, che c'era della gente che veniva sempre da noi, anche se cambiavano istruttori, sapevano oramai che il Centro Olimpia lavorava seriamente. Una serietà e una professionalità nei contenuti delle varie lezioni, indipendentemente che avessero 3 anni o 80 anni. A un certo punto il Centro Olimpia ha preso una certa rilevanza, questo ci ha portato a fare diverse iniziative. Il Centro Olimpia a un certo punto è uscito fuori da Brugherio. Esce fuori da Brugherio, e cosa succede? Succede che le scuole ci chiedono, no? Di organizzare un quadrangolare. Nell'88 nasce il primo quadrangolare, che inizialmente coinvolgeva 4 scuole e istituti diversi, e cercando di mettere anche dei comuni diversi. Cernusco, Carugate,
anche la scuola di Cologno, però credo che Cologno, siccome era molto vasta, e si prendeva con due scuole. I primi, credo che la prima è stata un quadrangolare, poi saltato questo è diventato un triangolare. E vi dico, c'era una ricchezza di partecipazione enorme. Il centro, sempre su richiesta dell'amministrazione, organizza anche un'altra manifestazione importante, che è il triangolare di atletica. Siamo arrivati alla 28esima edizione, partecipano le scuole medie di Brugherio e un sacco di atleti, perché alla fine in campo ci sono 150 atleti per ciascuna scuola. Le scuole sono Leonardo De Filippo e Kennedy, e spalti pieni, perché comunque tutti i compagni che non partecipano vengono a vedere la manifestazione. Ed è un altro bel momento di sport. La Elisa Grandori mi chiama, no? E mi dice, no? Cioè, Stilo, io vorrei che tu, come Centro Olimpia, mi organizzassi a almeno un'ora di lezione al mattino in tutte le scuole elementari di Brugherio. Tutte. Mandavamo noi gli istruttori nelle scuole, dalla scuola elementari, in tutte le scuole elementari di Brugherio, a fare un'ora di lezione alla settimana, quando non esisteva, non era previsto dai programmi ministeriali. Però abbiamo fatto, organizzato da noi, dove il Centro Olimpia come organizzazione non percepiva nulla, si pagavano solo gli istruttori, in più tenendo conto che la maggior parte del materiale lo fornivamo noi. Il Centro Olimpia ha sempre lavorato su due fronti. Quello dei corsi, quindi dell'offerta ai ragazzi e agli adulti, e un altro aspetto importantissimo, che è quello delle scuole. Importanza dell'amministrazione comunale, qui bisogna dirlo, perché fortemente convinta che l'attività motoria nelle scuole abbia un valore da proteggere e da valorizzare. Chi hai davanti, che sia bambino o che sia anziano, deve divertirsi, deve essere utile quello che fai, perché si diverte, ma se quello che fai non va bene, non va proprio bene. E devi comunque trasmettere a loro la bellezza di ritornare in palestra a qualsiasi età. Io penso che l'educazione fisica non sia l'ultima materia della scuola, come si pensa, perché le materie importanti siano la matematica o l'italiano. L'educazione fisica la fai per tutta la vita. Progetto che è un progetto di attività motoria nella scuola primaria, quindi il fatto di affiancare gli istruttori del centro alle docenti della scuola e di fare attività motoria durante l'orario scolastico. Questo lo ritengo una cosa importantissima. Difesa a spada tratta da Annalisa, perché ripeto, a volte le difficoltà della gestione della scuola, anche del budget, del bilancio comunale, non permettevano di coprire in toto l'attività, ma si è sempre trovata la soluzione per non farlo mai mancare. I primi anni col dottor Stilo eravamo tutti qua, a volte avevamo finito i nostri incarichi e stavamo qua perché stavamo bene. Centro Olimpia ha sempre guardato anche l'aspetto sociale. Nella nostra sede sono passate tante persone che avevano la gratuità dei corsi perché non potevano permetterselo. Abbiamo fatto attività negli anni con bambini portatori di handicap che si sono inseriti tranquillamente nei corsi. Non abbiamo mai fatto tornei o campionati, ma abbiamo sempre fatto diciamo partite amichevoli o comunque tornei, diciamo, più di rappresentanza. Quindi diciamo che è un po' il trampolino di lancio, tutti messi alla pari, nessuna selezione, nessun obbligo predeterminato,
e la possibilità a tutti di innamorarsi di uno sport in particolare e poi decidere eventualmente di continuare a viverlo. Mi rimane una freschezza di tante cose belle che ho fatto. Mi rimangono in mente i bambini piccoli, perché il Centro Olimpia è stato il primo ente a Rugherio che ha lavorato con i bambini di 3 anni. Così come quando avevo gli anziani era uno spasso averli, perché ti raccontano di tutto e di più. A volte non ce la fanno a fare un'ora di ginnastica continuativa e allora imparano a comunicare tra di loro e a raccontarsi le loro storie. E mi sono rimaste, che conservo tuttora adesso, dei bellissimi pensieri, dei disegni, delle loro storie. Se uno pensa che praticamente tu inizi ad ottobre e termini con un gruppo di persone che vedi costantemente per 2 volte la settimana, questo ti permette di capire come al di là proprio dell'attività motoria si creino comunque dei rapporti umani che vanno veramente al di là dell'oretta che vivi insieme in palestra. Io devo dire la verità che dai corsi degli adulti che ho istruito qui al centro ho avuto indietro tantissimo a livello umano. Mi dovete credere, io ho rifiutato delle offerte enormi, ho sempre mantenuto il centro perché io ci ho sempre tenuto al Centro Olimpia. Concludo io il mio viaggio del Centro Olimpia, concludo dicendo che ho incontrato tante persone brave che mi hanno sempre aiutato. Dai collaboratori di segreteria, dai bidelli, alcuni purtroppo sono scomparsi ma sono sempre nel mio cuore. Bidelli di ogni scuola che collaboravano col centro, da tanti istruttori che ho avviato e tuttora sono ancora al centro. Ed è bello quando a volte in giro per Brugherio, magari non mi conoscono come l'Annalisa Vitale o l'insegnante di educazione fisica, ma lei è la signora del Centro Olimpia, sì, sono la signora del Centro Olimpia.